Amici del Miraggio New York, questa è la New York University, qui vicino a Washington Square Park. Guardate anche che belli questi che sono gli edifici della New York University. Questa è la zona dove si studia il francese. A me mi fanno proprio impazzire un sacco. Tutto qui attorno, nella zona di Washington Square Park, ci sono gli edifici e le residenze degli studenti della New York University. Guardate questo, che è l'edificio della Silver School of Social Work. Là è un altro edificio della New York University. A volte penso, chissà come sarebbe tornare giovani per godersi l'università qui a New York. Camminiamo adesso nel Washington Square Park, che è un poco spettrale a quest'ora. Sapete qual è la cosa che mi terrorizza di questo parco? È che qua sotto ci sono almeno 20.000 cadaveri. Nel passato questa zona era un cimitero, una sorta di fossa comune. Negli anni 80 poi era una zona devastata dalle droghe, dall'eroina, non si poteva venire, era pericolosissima. Non penso di aver fatto un video di questo parco di notte. Non è illuminatissimo, qua c'è anche la statua di Garibaldi, però non si vede che è notte. Vedete, ci sono le coppie innamorate qui, vedete? Bellissimo. Lì abbiamo l'arco del Washington Square Park. Diversi artisti da strada. Amici del mio viaggio a New York, questa è la bellissima fontana del Washington Square Park. Allora, vi stavo dicendo, mi piacerebbe tornare dietro ad essere studente a New York, i primi amori, le prime delusioni, i primi successi, quell'impercettibilità del futuro che non sa mai come sarà il tuo futuro. Adesso bene o male lo so com'è il mio futuro. Per fortuna il mio futuro è un luogo meraviglioso. Vedete come vanno tutti? Vanno anche a bagnarsi i piedi. È stupendo? Non è stupendo? E poi qua c'è l'arco. L'arco dedicato ai 100 anni della scomparsa del presidente Washington. Passiamo sotto l'arco. Washington Square Park penso sia il parco più giovanile, proprio perché tutto attorno c'è la New York University. Ora, in questo preciso istante, Piero Armenti, ossia io, sto passando sotto l'arco dedicato a George Washington. Sull'arco teoricamente si può salire, c'è una piccola porticina che porta praticamente una terrazza che è sopra l'arco, però nessuno ci può salire, è vietato. L'avranno aperto una volta ogni tanto. Poi vi faccio vedere la porticina. Questa è la porticina, non so chi abbia le chiavi. Un giorno chiederò di salirci. E qui abbiamo George Washington nella sua veste presidenziale e nella sua veste di capo, di generale guerriero. Lì in lontananza si vede anche l'Empire State Building. Abbiamo una classica newyorkese con un cagnolino newyorkese al guinzaglio. Qui c'è la spazzatura, che non ci sono bidoni ma si mette ai lati delle strade, una cosa che non ho mai amato troppo di New York. Beh amici, spero abbiate apprezzato questo video. Ricordiamo, la zona del Washington Square Park è caratterizzata dalla fontana bellissima d'estate, dalla New York University, dalla presenza di tanti universitari, dall'arco di George Washington e basta. Chiudiamo con una margherita da ribalta. Eccoci qua amici, abbiamo un bel cuore. Non ti aspettare come le compagnie.